Ora, buonasera, siamo ancora qua. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. E continuiamo con l'esproprio della trasmissione di Claudio e Francesco. Però prima di tutto devo fare un annuncio, mi hanno pregato almeno di fare questo. Domenica 24 marzo c'è il secondo convegno nazionale pagano e New Age, si tiene a Bologna, verso il centro di Bologna. Non ho ancora dati precisi sulla sede, chi però vuole partecipare può telefonare nella mattinata di domenica a questi numeri, che poi ripeterò a fine trasmissione per chi magari li perde. Allora, il primo è 3405823104, 33 94 93 39 46, altro numero 33 8100 0840. Il convegno è organizzato da Giorgio Celli e da Renzo Samaritani, un'associazione di Bologna che si interessa di filosofie e di religioni alternative. Altre informazioni le potete trovare anche su internet, sul sito www.giorgiocelli.it. Comunque, per chi interessa, a fine trasmissione ripeterò i numeri telefonici. Sì, perché magari così velocemente sì. Non avranno... Quindi preparatevi, che è interessato, sì. Carta e penna, a fine trasmissione ve la do. Intanto vi sorbite la trasmissione e partiamo subito con Loredana. È il caso di sorbire. Vabbè. Mamma, mi rimbomba. No. E un attimo di pazienza, problemi tecnici con il microfono sì. Da posizionare, scusate. Allora, io pensavo, per continuare i discorsi iniziati oggi, scusa, mi rimbomba ancora tutto. Scusate ancora un attimo, ci sono problemi su uno dei due microfoni. Anche sul tuo? No. Abbiate un attimo di pazienza, temiamo che altrimenti vada in onda la voce un po' rimbombante. Vabbè, come quindi... viene insomma. Ok, andiamo. Allora, di leggere un brano di Elio Vittorini, tratto da Conversazioni in Sicilia, da Uomini e No, e tratta di una rappresaglia tedesca nei confronti della popolazione del luogo, avvenuta nel luogo. E tra questi persone che vengono ammazzate c'è anche una bambina di 12 anni che viene ammazzata, e quando si raccolgono intorno all'accaduto e vedono anche la bambina ammazzata, tutti si chiedono perché tanta ferocia, perché questi soldati possono osare a colpire anche una bambina che non c'entrava niente palesemente, insomma, con una guerra. Questa conversazione avviene in modo silenzioso, cioè nessuno delle persone presenti che si fanno queste domande parla, ma è un colloquio, diciamo, intimo fra tutti i presenti, i morti compresi. E qui ci sono anche dei nomi un po' particolari, perché le persone che partecipano hanno dei soprannomi. Comunque il pezzetto è breve, ma dà l'idea di cosa è successo, e dice questo: ma c'era anche la bambina, più giù tra i quattro del corso. Dagli 11 o 12 anni che aveva, mostrava anche lei la faccia adulta, non di morta bambina, come se nel breve tempo che l'avevano presa e messa al muro avesse di colpo fatta la strada che la separava dall'essere adulta. La sua testa era piegata verso l'uomo morto al suo fianco, quasi recisa nel collo dalla scarica dei mitragliatori, e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati. La sua faccia guardava seria, la seria faccia dell'uomo che pendeva un poco dalla parte di lei. Perché lei anche? Gracco vide passare un altro dei figli che aveva conosciuto la sera prima, il piccolo figlio di Dio, e fu in un minuto con lui nella sua conversazione eterna. Rivolse a lui il movimento della sua faccia, quella ruga improvvisa in mezzo alle labbra, quel suo sguardo d'uomo dalle tempie bianche, e figlio di Dio fece per avvicinarglisi, ma poi restò dov'era. Perché lei? Il Gracco chiedeva, e figlio di Dio rispose nello stesso modo guardandolo. Gli rimandò lui pure la domanda: perché lei? Perché? La bambina esclamò. Come perché? Perché sì,
tu lo sai e tutti lo sapete, tutti lo sappiamo e tu lo domandi. Essa parlò con l'uomo morto che gli era accanto. Lo domandano, gli disse, non lo sanno? Sì, sì, l'uomo rispose, io lo so, noi lo sappiamo. E dissi no, la bambina disse, essi pure lo sanno. Vero, disse il cracco, egli lo sapeva e i morti glielo dicevano. Chi aveva colpito non poteva colpire di più nel segno. In una bambina, in un vecchio, i due ragazzi di 15 anni, in una donna, in un'altra donna. Questo era il modo migliore di colpire l'uomo. Colpirlo dove l'uomo era più debole, dove aveva l'infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua costola staccata e il cuore scoperto, dove era più uomo. Chi aveva colpito voleva essere il lupo, fare paura all'uomo. Non voleva fargli paura. E questo modo di colpire era il migliore che credesse di avere il lupo per fargli paura. Però nessuno nella folla sembrava aver paura. Ecco. Credo che questo dovrebbe portarci un po' a riflettere anche sulle nostre paure, il diverso. Chi deve aver paura di chi? Anche oggi, quando c'è stata un po' di polemica su quello che io ho letto sulla diversità, avevamo paura. Cioè, chi ha telefonato, secondo me, ha reagito per paura. Invece che porsi di fronte all'altro, non dicendo l'altro è diverso, l'altro mi invade, dobbiamo vedere nell'altro il bambino, dobbiamo vedere nell'altro la donna, dobbiamo nell'altro vedere il vecchio, vedere persone che hanno speranze di futuro, che cercano di avere un futuro. Noi siamo in una casa, a casa nostra, siamo al caldo, abbiamo la nostra famiglia, loro partono lasciando tutto quello che hanno, molto spesso non hanno neanche la famiglia, non hanno un posto dove rifugiarsi e non hanno gente che li accolgono. Chi deve avere paura? Noi di loro o loro di noi? Loro della nostra forza, della nostra protervia, alle volte anche della nostra arroganza e della nostra incapacità, alle volte, di mettersi di fronte a loro e cercare di capire, di capire che abbiamo davanti, capire da quale mondo, da quale storie, da quale diversa cultura che potrebbe anche arricchirci. E io vorrei continuare con un'altra storiellina di Zucconi, visto che quella di oggi è stata molto apprezzata. Vorrei raccontare questa storia e poi alla fine vi spiego il perché. È una specie di epistolario. Dear mother, cara madre, ho cercato per quanto possibile di tenerti nascosta la notizia, ma ora non posso più tacere. Mi sono arruolato volontario e tra pochi giorni, quando l'addestramento sarà finito, il mio reparto sarà mandato in prima linea. Non so ancora dove ci manderanno, perché qua tutto è segreto e gli ufficiali non ci dicono niente e magari non lo sanno neanche loro. E poi, anche se lo sapessi, non te lo potrei dire perché ci leggono e ci censurano la posta. È inutile che ti dica di stare tranquilla, perché tu tranquilla non stavi neanche quando andavo a pescare le carpe giù al fiume. Ma voglio che tu capisca perché vado in guerra. Dimentica di essere mia madre, pensa a tutte le altre madri, alle altre famiglie, a come noi siamo cresciuti, a come tu e il papà ci avete allevati, nel rispetto degli altri, delle tradizioni, della libertà, della nostra patria. Pensa alle nostre domeniche insieme alla messa, ad ascoltare il sermone di padre Ale nella nostra chiesa di New Orleans, alle cose che ci diceva lui. E poi pensa ai nostri nemici, a questa gente infame e crudele che ci vuole distruggere, che odia tutte le cose che noi amiamo, che crede in un Dio che non è il nostro, che distrugge ogni cosa che calpesta dove passa, che vuole portarci via il nostro modo di vivere, che vuole proibirci di essere quello che siamo. Vado a combattere per te, per le mie sorelle, perché tu possa vivere come hai sempre vissuto. E se morirò, so che tu sarai orgogliosa di me. Da qualche parte, fra i monti del nord, tuo figlio Bartolomeo. Caro Bart, lo so che non servirà a niente, ma ci devo provare lo stesso. Sei giovane e sei sempre stato una testa dura fin da bambino. E anche tuo padre, che il Signore lo abbia in gloria, me lo ripeteva sempre. Capisco il tuo desiderio di andare a difendere la tua patria contro i nemici che la minacciano e forse fai bene, non lo so. Io sono soltanto tua madre, non un generale o un politico. Ma ho paura che tu, come i tuoi amici e compagni, che state partendo per la guerra in quei posti lontani, tra le montagne del nord, andiate a combattere e a morire per le ragioni sbagliate.
quelli che stanno dall'altra parte del fronte, che ti spareranno addosso, che cercheranno di ammazzare te, il mio Bart, non sono mostri, non sono bestie, sono nostri fratelli sulla terra, sono esseri umani come te e me, che forse stanno scrivendo le stesse lettere alle loro madri. E quando la guerra sarà finita dovremo tornare a vivere con loro in questo stesso mondo. È quello che ho detto e ripetuto a tuo fratello maggiore, a Quincy, quando è partito volontario anche lui. Ma anche lui era pieno della stessa rabbia e dello stesso odio che ora animano te. Sono terrorizzata al pensiero che tu possa farti male, che possa... Non riesco neppure a scriverla quella parola. Ma sono spaventata ancora più dall'odio che muove Quincy e te. Cerca di stare al sicuro. Pensa che frase stupida, tua madre. Cara madre, perdonami se ti scrivo appena due righe in fretta, ma il sergente ci ha detto di metterci in marcia per la nostra prima azione di guerra. Da qualche parte sulle colline che vedo e neppure so come si chiamino, dove sta appostato il nemico. Lo sapevo che tu non avresti capito, perché sei una madre con due figli in guerra. Ma un giorno, anche se non dovessi mai più tornare alla nostra fattoria a guardare con te il cotone sbocciare dalle pianticelle, forse capirai perché sono qui in guerra, dalla parte giusta, dalla parte nostra, dalla parte tua. Devo andare, mamma, ti voglio bene e cerca di capirmi. Il tuo Bartolomeo. Carissimo Bart, carissimo. Qui a New Orleans stanno arrivando notizie terribili di una grande battaglia in un posto che neppure sapevo che esistesse e che non riesco a pronunciare, con moltissimi morti e caduti. Non ho più notizie neanche di tuo fratello Quincy. Gli ho scritto ma non mi risponde. Rispondimi tu, che hai sempre scritto più di tuo fratello, appena puoi, una riga, qualcosa, per farmi sapere che sei ancora vivo. Ti prometto che non ti farò più prediche sulla pace e sulla guerra. Scrivimi appena puoi, tua madre in pena. Questa ultima lettera non fu mai recapitata. I fratelli Bartolomeo e Quincy Sprague morirono insieme in battaglia. Non in Afghanistan, non in Iraq, non in Somalia, non nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale. Morirono il 17 settembre del 1862 tra le colline di una località chiamata Antietam, nei Monti Appalachi. Morirono nello stesso giorno, nello stesso luogo, con lo stesso cognome, ma con uniformi diverse. Bart portava la casacca grigio polvere del Sud, Quincy indossava la giubba blu dell'esercito del Nord. E tutti e due morirono convinti di combattere una volta per tutte la grande e definitiva guerra del bene contro il male. Allora, qui abbiamo due diversi che si combattono e non sono Islam, Occidente, bianchi, neri. Poi abbiamo due fratelli americani che vivono nello stesso mondo e tutti e due convinti di avere la verità in tasca. Tragica. Questa cosa ci insegna molto. Qualcosa però di più leggero. Sì. La diversità e la paura della diversità qualche volta può creare degli equivoci abbastanza sorridenti. Sì. Mi sembra che Sasha abbia... E anche ispirare la genialità di una donna, ovviamente. Ovviamente, fa sempre la donna la più geniale. Purtroppo, cioè, nel senso, fortunatamente e per coincidenza è sempre Vittorio Zucconi a fornirci lo spunto. Abbiamo e l'articolo. Qualcosa in comune allora. No, sì, qualcosa in comune. In questo caso la storia si intitola Basta un poco di zucchero e inizia così. La voce al telefono del direttore del carcere tradiva qualche nota di panico, dietro lo sforzo di freddezza professionale. Ci è arrivata una lettera in arabo con una polverina bianca dentro. Resti dov'è, non esca, non faccia entrare né uscire nessuno. Non panichi e aspetti che arriviamo noi, gli ordinò all'altro capo del telefono l'agente speciale FBI Lorna Hackett. 20 minuti più tardi, una flotta di ambulanze, furgoni, auto scure convergeva sulla piccola prigione di Contea nei sobborghi di Detroit, vomitando un'armata di astronauti in tuta di plastica, infermieri, medici, microbiologi e investigatori. E mentre gli astronauti caricavano il direttore del carcere di Dearborn County, Hank Volsky, su una speciale ambulanza, altri pescavano la lettera infetta coi loro attrezzi di plastica raccogliendo la polvere bianca prima di sigillare l'edificio. «Quanti detenuti avete dentro?» si informò l'agente speciale dell'FBI. 27, rispose il vice direttore abbassando gli occhi, come se si vergognasse di qualcosa. «Che c'è?» chiese Lorna. «C'è che i detenuti fanno servizio postale e smistano la posta in arrivo per i loro compagni e per il nostro personale». L'agente speciale non esitò.
Il carcere doveva essere immediatamente evacuato e i 27 detenuti esaminati insieme con gli agenti di custodia. Arrivarono altre ambulanze e furgoni e altri astronauti in tuta biologica. Uno per uno, detenuti e secondini furono fatti uscire, avviati verso l'autobus con le sbarre alle finestre per il trasferimento in un magazzino vuoto, dove sarebbero stati tutti concentrati ed esaminati prima di essere smistati in altre carceri del Michigan. Scortato dalla polizia, il corteo dei dannati dell'Antrace si avviò verso il suo destino. Nell'ufficio del direttore, il capo della squadra di controllo e disinfestazione cominciò a esaminare la polvere bianca uscita dalla lettera. Con i nuovi reagenti messi a disposizione dell'FBI, i risultati dei test non si fecero aspettare, confermando quello che l'agente speciale Lorna Hackett aveva temuto. Dopo un'ora e mezza di prove e riprove, il microbiologo alzò la visiera di plastica dal suo microscopio portatile, si aprì la tuta, respirò a fondo e disse scuotendo la testa: «Vaniglia. Volgare, commerciale, comunissima, vaniglia in polvere». E per conferma finale intinse un dito nella polvere e lo leccò. «Grandissimo figlio di puttana», ringhiò l'agente speciale Lorna Hackett lanciandosi fuori dalla porta del carcere verso la sua automobile e schizzando via a tutto gas. Si aggrappò alla radio nell'auto, chiamando a raccolta tutte le macchine della polizia, ordinando di inseguire e fermare un autobus blu con le sbarre alle finestre, e non dovette aspettare molto per avere una risposta. «Agente speciale», gracidò la voce di un poliziotto alla radio, «l'abbiamo già trovato, è fermo sulla tangenziale». «I detenuti», si informò lei già conoscendo la risposta. «Presenti 26, assente 1, come assente, evaso». Il 27esimo detenuto, un libanese incarcerato per truffa, Hakim Ramad Hassan, era balzato in piedi agitando una bustina di polvere bianca. Aveva bloccato l'autobus ed era fuggito gridando «Allah è grande!» in mezzo a poliziotti e secondini impietriti alla vista dell'arma biologica impugnata dal temuto musulmano. Lorna non perse neppure tempo ad andare sul luogo dell'evasione. Per telefono l'interprete arabista, arrivato finalmente al carcere, le aveva tradotto il messaggio di accompagnamento della polverina. Puntò direttamente la sua auto sulla pasticceria araba Fatima's Delights, le delizie di Fatima. Arrivò alla pasticceria odorosa di zenzero, zibibbo, zucchero e cannella. Chiese di Fatima alla padrona e le risposero che era in ospedale, nel reparto maternità. Andò all'ospedale e davanti alla sala parto riconobbe facilmente l'unico degli uomini presenti con la faccia da arabo. Si avvicinò e gli chiese: «Quanto manca?» «Poco», rispose il libanese, come se avesse aspettato quella domanda. «Il bambino è già nato e stanno per portarlo fuori». Lo portarono fuori, piccolo, scuro, grinzoso, bruttino, bellissimo. Il terrorista della vaniglia gli toccò la manina, gli accarezzò la testa e poi offrì i polsi all'agente speciale Lorna Hackett. «Lo sai che questo scherzo ti costerà un anno in più di carcere almeno?» «Lo so», disse lui, «ma non potevo mancare la nascita del mio primo figlio». E poi aggiunse con un sorriso: «Se qualcuno avesse saputo l'arabo, non sarebbe successo niente». Lorna dovette ammettere che aveva ragione. Sulla lettera portata quella mattina al carcere era scritto: «Questa busta contiene innocuo zucchero vanigliato, che non farà male a nessuno, ma permetterà a mio marito di veder nascere mio figlio. Se questa è la volontà del Signore. Fatima, la pasticcera». Direi che lei aveva detto chiaro e tondo quello che intendeva fare, e solo il non saper leggere o non aver tentato di leggere quello che era scritto, ecco la paura anche, no? Il diverso ha impedito di capire immediatamente di fronte a cosa si trattava. Buon per il padre, buon per la madre, che hanno potuto essere quantomeno presenti alla nascita del loro figlio. Questo è per dire che insomma è una stupidità avere così paura del diverso. Deve essere, è una ricchezza secondo me il poter incontrare modi diversi di vedere la vita. Siamo sempre abituati alla solita visuale, no? Nord, sud, sud, nord, sempre nella stessa direzione dello sguardo. Qualcuno che ce lo sposta un pochino potrebbe anche aiutarci un po'.
basterebbe riflettere e non incazzarsi subito quando si sentono dire certe cose. Alla radio magari. Ah, magari alla radio, ma anche nei discorsi comuni, quando ci si trova per strada, tra colleghi, che alle volte basta un dire per una volta, poverini, e subito c'è qualcuno che si incavola, ma loro arrivano, ci rubano il lavoro, eccetera. Io so che al nord-est invece c'è il problema inverso, che gli industriali avevano chiesto addirittura al governo di aumentare il numero degli immigrati perché ne avevano bisogno, quindi mi sembra che il grande problema che ci rubino il lavoro non ci sia. Se uno vuole andare a lavorare, va. Il problema è che noi vogliamo questa gente lavorare e poi se ne torni a casa. E invece, se uno ha la sua famiglia, ha le sue radici, se le porta dietro, è anche una persona che si integra meglio in una nuova società. Tu fanne uno che è sempre in fuga, che è sempre attaccato, e gioco forza può solo diventare un elemento violento, ma non perché lo vuole diventare. Anche perché poi lo scontro per la civiltà comunque c'è già stato. Volevo leggervi un pezzo, ma mi sembra un po' troppo lungo sullo scontro tra le civiltà. Ma è sempre che facciamo una pausetta. Facciamo magari, se volete, due minuti, una pausa musicale, e poi magari partiamo con un altro pezzetto. Una più grossa. Cos'è? Leggendo un libro di Allora, siamo tornati a voi, cambiamo argomento e voltiamo pagina, abbiamo deciso di farlo, ma prima abbiamo un po' calcato la mano perché alcune reazioni di oggi pomeriggio ci avevano un po' stupito, quindi abbiamo voluto un attimo leggere un qualcosina in argomento giusto per vedere se si riusciva a far capire o a capire insieme qualcosa di più. O a cambiamo. Far dormire Mare stanotte eventualmente. A piacere, ognuno in base alla propria sensibilità. Cambiamo nuovamente argomento, visto che siamo donne eclettiche, multiformi, eccetera. Chi parte? Parte la Rosanna? Sì, parto io per dire, a proposito sempre un po' della paura anche. Vabbè, la paura del diverso, però esiste anche, secondo me, l'ho provato anche su me stessa, la paura di quello che abbiamo dentro noi, di non volere esprimere quello che abbiamo dentro. Magari abbiamo un qualcosa dentro che ci dice di comportarci in un certo modo, di fare delle scelte, però magari la nostra morale ci impedisce di farlo. In realtà ho trovato una bella citazione che dice che il luogo dell'anima non è una torretta di controllo abitata da un io sempre vigile e accigliato, ma una casa piena di voci e di stanze dove si alternano ospiti disparati, insidiosi e seducenti. Quindi io ho imparato a non avere più paura di ascoltarmi, di capire cosa mi dice dentro quello che devo fare. Poi succede che perché può succedere, adesso leggo, tratto da un libro che sto leggendo, che il progressivo venir meno del nostro interesse verso le cose che la coscienza razionale chiama magiche, mistiche e mitiche, ha fatto sì che tutti i corpi immaginali finissero per fondersi in modo indiscriminato nel mostruoso. Risultato, l'invisibile diventa l'alieno. L'alienazione rende l'invisibile ancora più pauroso e distante, sempre più rappresentato da lupi mannari e smagliature del tempo. I nostri corridoi così angusti e bassi, e sono così angusti e bassi che gli invisibili devono contorcersi in forme mostruose per passare al di qua. Per fare la cosa che viene da altrove mi farà commettere azioni folli, magari il mondo invisibile è del demonio e bisogna starne alla larga. Ciò che non riesco a vedere non posso conoscerlo, ciò che non conosco lo temo, ciò che temo lo odio e ciò che odio lo voglio distruggere. Ecco, e quando questo, è questo che magari a volte ci fa paura, almeno ha fatto paura anche a me, però... Cioè, bisogna andare al di là, perché se si resta fermi in queste,
Per esempio, una volta c'era una grande mitizzazione, non so, della purezza, dell'innocenza, però questa cosa porta? Porta ad essere poveri, non porta a niente, in pratica porta al nulla. E quindi bisogna appunto sì, accettare questa cosa, volerla vedere e buttarsi, ecco, e conoscersi. Questo volevo dire. Beh, effettivamente forse è proprio la paura della conoscenza che ha impedito alle persone di crescere, di andare avanti in questi ultimi secoli. Del resto, proprio uno dei miti principali raccontati in un libro che conosciamo praticamente quasi tutti qui in Italia è proprio quello del frutto della conoscenza che non va toccato. Certo. O sbaglio. E invece, perché conoscere, tra l'altro, conoscere è pericoloso, ma non è pericoloso di per sé, ma perché porta delle responsabilità. Invece se rimani ignorante come un bambino o innocente e puro, automaticamente non hai nessuna responsabilità. Sei una bellissima bambola di porcellana o di cristallo posata su un mobile che deve fare il soprammobile e basta. E non ha bisogno di pensare perché ci sono altre persone che possono pensare per te senza problemi. E decidere anche. Soprattutto scegliere. E poi non è così incredibilmente spaventoso decidere. Cioè, di solito ne parliamo come se sembra, come se fosse una cosa terribile. Ah, devo fare questa scelta, è pazzesco, adesso devo decidere se andare a destra o a sinistra. Ma secondo me è anche divertente. Cioè, una volta che le responsabilità non vengono visti come mattoni o come questioni di vita o di morte, perché comunque bene o male nelle cose di ogni giorno non è che dobbiamo per forza decidere se vivere o morire, ma più che altro se prendere una strada che ci conviene oppure no, o decidere se portare avanti un qualcosa che ci interessa perché è un nostro obiettivo oppure no, non è così drammatico. È divertente, ci apre delle possibilità, insomma, no? Non lo so, questo è quello che penso io. Chi è arrivato al punto di scegliere, la libertà di scegliere, indubbiamente, sì, per chi invece ha il piacere di essere sempre come un bambino, c'è qualcuno che pensa per te, c'è qualcuno che decide, c'è qualcuno che ti fa la pappa pronta, è meno faticoso e loro vedono solo l'aspetto probabilmente del meno faticoso. Non vedono che anche se è d'oro è comunque una catena, no? E qualsiasi catena ti chiude gli orizzonti, eccetera. Cioè la conoscenza spaventa anche per questo, no? Non puoi più contare, non puoi più andare dalla mamma, che la mamma provvede, o da Dio, che da Dio provvede. Devi tu in prima persona decidere, non se vuoi vivere o sommerire, ma semplicemente se vuoi vivere. Come vuoi vivere? Qual è la cosa che ti piace fare? Per qualcuno probabilmente è difficile. Io sono d'accordo con te, la conoscenza è la cosa migliore, non a caso togli la conoscenza per togliere la libertà alle persone. Torniamo, io sono sempre polemica, scusate, qua, torniamo a talebani, ma anche ai nostri primordi cattolici. La donna veniva schiavizzata come? Non solo con un discorso di ruolo, gli veniva negata la conoscenza. Le scritture erano questione di uomini. Oggi i talebani, la prima cosa che hanno fatto, hanno impedito alle donne di uscire, di lavorare, di andare a scuola, di conoscere, quindi di poter autodeterminarsi. La libertà passa per la conoscenza. Mi fa venire in mente questa cosa. Un libro che ho trovato per caso in biblioteca, che è di uno scrittore francese dell'Ottocento, che si chiama Michelet. Questo libro si intitola La strega. E fra le tante cose che lui, perché lui romanza un poco la storia e l'avvento della strega nei secoli e la sua opposizione al cristianesimo. E dice una cosa fondamentale, secondo me, che la donna, prima di essere strega, aveva in quelli che, diciamo, sono sempre stati chiamati a scuola quando te la insegnano la storia, secoli bui,
degli amici particolari nella solitudine dei boschi, delle terre sconfinate, semidisabitate, dove coltivavano praticamente solo patate, quando sono arrivate le patate, e il marito non c'era mai, la donna aveva come compagnia folletti, spiritelli, ed erano quelli, questa compagnia immaginaria il più delle volte, o la compagnia delle bestie che la rincuoravano e facevano sì che passasse le sue giornate. La Chiesa Cattolica, dice Michelet, ha tolto anche quello alle donne, perché ha trasformato questi spiritelli e questi folletti, che fossero reali o immaginari, questo lo lascio a decidere a ognuno delle persone in ascolto, in quello che poi è diventato il diavolo. E così è nata la strega, che è diventata compagna del diavolo, quando in realtà queste donne, poveracce, erano in compagnia della loro fantasia, o comunque delle loro risorse spirituali, che forse è meglio, perché così acquista più dignità la fantasia, no? Mi è venuta in mente questa cosa. È la stessa cosa, ti tolgono quello che hai, ti tolgono chi, in questo caso può essere, è stata per tanto tempo la Chiesa Cattolica, ma qualsiasi altro tipo di potere può fare una cosa del genere, ti toglie le tue risorse interiori, puoi chiamarle spirituali o no, o mentali o intellettuali, e te le fa diventare dei demoni. E mi riallaccio a quello che ha letto Rosanna, certo. La tua vita interiore è ricca di tante cose, ognuno di noi ha tante anime dentro di sé, ha tante voci, alcune sono spaventose, sono terribili, ma il fatto di essere spaventose e terribili significa probabilmente semplicemente che sono forti e non che sono così brutte, no? È bellissimo, mi hai fatto venire in mente, finché tu parlavi di folletti, di una storia curiosa, un articolo sull'Islanda, no? L'Islanda è abbastanza isolata come isola, ed è stata popolata da vichinghi, in pratica, no? Da gente che veniva dalla Scandinavia, si fermò là e rimase per molto tempo isolata rispetto al resto del mondo, e praticava la religione tipica della Scandinavia, aveva tutta una serie di figure, anche dei boschi, folletti, gnomi, eccetera, no? Però anche l'Islanda sbarcò un giorno il cristianesimo. Ora in Islanda, scusa se ti interrompo, dimmi. Poi i folletti, gli gnomi, chiamiamoli come vogliamo, rendiamoli reali oppure no, sono l'anima delle piante, degli animali, sì. E quindi delle creature che vivono attorno a noi, certo. Quindi comunque sempre esseri viventi sono. Comunque, come in Islanda hanno avuto sempre l'abitudine di decidere democraticamente in che direzione andare, a un certo punto si pose il problema se scegliere di rimanere con la vecchia religione che praticavano o se adottare il cristianesimo. Sono pochissimi, fanno presto anche a decidere, non so se siano 2 o 3 milioni in tutta l'isola, e avevano un parlamento abbastanza piccolo. Il parlamento, l'assemblea del popolo, decise di seguire il cristianesimo, e da quel momento l'Islanda si dichiarò cristiana. Però continuarono a seguire anche gli gnomi, i folletti, eccetera. A un giornalista che gli domandava come mai loro continuavano a praticare anche questo culto, cioè perché questo mica l'abbiamo deciso in Parlamento. In Parlamento abbiamo deciso solo per le vecchie dei rispetto alla cristianesimo, ma non abbiamo deciso di abbandonare i folletti, i gnomi, i boschi, eccetera. Quindi loro continuano comunque a tenersi tutte e due le cose, no? E mi è un po' incuriosito questo fatto, uno magari va alla messa, poi il pomeriggio va fuori, va a trovare i folletti, mantiene comunque un legame con il circostante che è diverso, no? Rispetto a chi si chiude, rispetto a tutto quanto, no? Andiamo avanti con qualcos'altro, dopo magari apriamo gli ultimi telefonate. Allora, dato che oggi è primavera, andiamo con la primavera. Ci facciamo con la poesia di primavera. Allora dice: la primavera sta arrivando anche fino al mio cortile, e vedo il mio albero che si sgranchisce dopo il lungo sonno. I suoi germogli timidi recano l'emozione di un rinascere. Ho sognato questa primavera, sentendo il vento libero, giocare con i miei capelli e il mio vestito, liberi. Ho sognato questa primavera senza l'urto dei miei occhi contro il bianco sporco circostante.
Ho sognato che al 6 sarebbe finito il conto, però la primavera è già alle porte e questa volta sarà la settima. Ho sognato e continuerò a sognare e a percorrere stagioni. Rinascerò questa e tutte le primavere. Ecco. E viva la primavera! E viva la primavera che è arrivata! Ah. Apriamo allora le telefonate, vi ricordo i numeri. Sono 049 700 700 e 049 700 838. Ecco, ce n'è già una. C'è già la prima. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Franco da Gresignano. Ciao Franco. Ciao. Ciao. Mm-hmm. Ciao. Dici. Claudio non c'è. No, non c'è. Oggi ce l'abbiamo. E se c'è è un ectoplasma, quindi se lo chiede a noi saremo ben felici. C'è in spirito che ci sta domandando come li stiamo rovinando il giovedì. Che parlate della primavera, di come che via che la Chiesa ha trattato le donne nell'oscurantismo, che praticamente lì è stato un errore enorme. Ma d'altra parte Chiese che ferma il passo delle qui della Chiesa, nessuno. Come chi? Ma no, Franco, mi fai questa domanda terribile. No, terribile, se parlava di streghe e roba, no? Sì, ma chi li fermava questi quando chi mandava streghe a roba? Non li fermava nessuno, ma nello stesso momento queste donne continuavano a esserci, hanno continuato ad esistere le streghe vere o presunte, continuato ad esistere il mito nello stesso momento. Se noi adesso ne stiamo parlando, vuol dire che loro non le hanno cancellate, hanno cancellato la magia, che non hanno cancellato la stregoneria e il paganesimo. E io dico benvenute a queste donne. Certo. Ecco. Grazie. Perché no, adesso a parte, perché intanto guarda che la donna veramente porta la primavera. La donna in teoria porta la primavera in casa, in 366 giorni l'anno. Posso non essere d'accordo? No? A me non è la donna che me la porta la primavera, a me la porta un uomo. Vabbè. Ho altri gusti. Vabbè, dai. Fammi una donna me porta la primavera. Siamo contente. Beh, siamo contenti. Scuola, posso capire che adesso, a me la porta la donna. Che oggi è il primo giorno di primavera, la porto ancora meglio perché da quel certo non so che. Grazie. Certo, non so che, è un qualcosa ad esempio di bello perché intanto la donna comincia anche un po' a scoprirsi, no? Adesso non per intendevo. Cioè, incomincia a diventare. Questa storia l'ho già sentita da qualche parte. Franco, noi stiamo facendo delle battute, però tu sei molto gentile, allo stesso momento mi hai fatto venire in mente una cosa. Che la donna non porta solo la primavera, che se vogliamo vedere la donna così come le antiche dee, se vogliamo vedere la donna come portatrice di qualcosa e come simbolo del cambio del mutare delle stagioni, la donna non porta solo la primavera, ma porta anche l'inverno. Beh, mi sono nato nel mese invernale, quindi mi sono nato in dicembre. Sì. Cioè, mia madre mi aveva portato l'inverno, diciamo, però non per questo mico poi da biasimare. Se mi ad esempio no, osservo ad esempio no, che non so, nella primavera che c'è un risveglio di tante cose, giusto? Sì. La donna in teoria per me non è che faccia un risveglio, diciamo che la donna sfiorisce meglio rispetto del mese invernale, questo è un punto, no? E riscopri l'antica dea. Ma pure anche, è sempre una roba bellissima questa, che la donna sbocciando anche lei in primavera, e sboccia pure anche i fiori.
ad esempio. Meno male che sbocciano ancora i fiori, devi dire. Pensa quando, se si rischia di non farli sbocciare più. Ma mi fa a casa mia, per fortuna, ho protetto le mie cose, i miei fiori, i fiori gazei, gli uccellini qua che ci inguettano i goncora, c'è goncora mi qua. Ne sto cercando di tenermi un angoletto di verde, tutto per conto mio. Nel senso che sono messo anche in un posto dove che nessuno viene neanche più tanto rompere, però dico, però mi sono tranquillo e rapido il discorso. Sai cosa dovresti fare? Solo per chiudere, per dare spazio a un'altra telefonata, però è una cosa bella. Stasera, salutarvi. Visto, no, non salutare noi, visto che qualcuno di noi non lo può fare sicuramente perché non ha il tuo angolino. Quando esci fuori, saluta il tuo angolino e la primavera. Questo sarà fatto. Ok, grazie. Grazie. Ciao. 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 Una cosa. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ecco. Allora, ci sono altre telefonate, sì. E andiamo con le telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Sì. Dici. Dunque, non so se ho fatto il numero giusto, è una trasmissione che stanno parlando sugli extracomunitari, eccetera, eccetera. No. Ci sono delle donne che stanno parlando, hanno letto degli articoli vari. No, allora è una radio, cioè sono degli uomini quelli che parlano. No, allora, qua oggi siamo tutte allora donne. Hai chiamato Radio Gamma 5. Sì, sì, lo so. Però pensavo che fosse quella, invece è un'altra no, radio. Mi dispiace. Va bene. Ciao. Ciao. Va bene. Parliamo con... E squilla di nuovo. Di nuovo, via. Pronto? La primavera. La fa così bene che non sono sicura da che parte sia uscita. E lui la primavera no, la festeggia con un qualcosa che non nominiamo evidentemente. Che strani linguaggi. Vabbè, anche questo è un linguaggio. Sì. Allora, continuiamo a parlare della primavera. Che, come si vive la primavera in giro per il mondo, come si viveva. Aspetta. E andiamo con la telefonata. Pronto? Sì. Sono Camillo di Padova. Ciao Camillo. Ciao. Ciao. State parlando di folletti? Anche. Anche. Io ho vissuto 20 anni con i miei folletti. Bene. Ah. Fortunato. Sei fortunato. Dispettosi sì. O tranquilli? No, erano tranquilli. Perché il folletto, cioè ne avevo 3. Cioè non prendete per matto, eh? No. Stiamo cercando di... Cioè, io stavo aspettando che tu mi raccontassi questa cosa, avanti. Per quello stavo zitta. Beh, faccio delle piccole premesse, dai. Lasciamo lo spazio quando telefonate, molto, no? No, vabbè, dai. Dimmi. Allora, i folletti o gli gnomi sono cattivi, Però i folletti, al limite, il folletto è, di per sé la parola folletto sembra un po' un birichino. Invece no, è bravo. Beh, io so di folletti che fanno le cose, si racconta di folletti che fanno le cose per gli uomini al posto degli uomini, quindi non è detto che siano per forza dispettosi. Questo è quello che so dei racconti perché io non ne ho avuto esperienza, quindi comunque no, quello che mi dici... Sì, l'esperienza viene nella mente, no? Cioè tu ti crei il tuo mondo, cioè nella solitudine, quando una persona è sola, sì. Tu ti crei il tuo mondo. Sì. Di folletti, di persone che ti tengono compagnia, no? Ti capisci? Cioè, sì, sì. Sì. Ti stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando, Siccome io ho vissuto 20 anni in un camper, capito? Mm-hmm. Cioè, ma bene, però ero solo. Cioè, anche se fossi in mezzo, io ho fatto il cabarettista 20 anni, capito? Ho capito. Però nel mio pubblico. Cioè io ero sempre solo, capito? E quindi quando ero solo, spesso, mi sono creato nella mia mente questa compagnia, capito? Ah, ma allora qualcosa che tu ti sei creato. Io pensavo che tu avessi incontrato fuori, cioè, essendo solo, fossi andato capito? Incontro alla natura, ai boschi, e lì avessi scoperto queste presenze. Ascolta, folletti o qualsiasi cosa, tu te la puoi creare, no? Cioè nella tua mente. Quindi tu vivi questa compagnia con questi folletti, ho capito. Li vedi anche, capito? Perché li crei, è frutto della tua fantasia.
però ci vivi bene anche sapendo che è frutto della tua fantasia, te la coltivi. Cioè per te comunque sono reali? Per te comunque sono reali? Non ho capito, parla poco. Per te anche se sono frutti della fantasia sono reali? Sì che sono reali. Nel momento in cui determinano un rapporto con te, per te diventano una realtà. Sì, è normale. Cioè, ma per adesso non prendetemi per matto di nuovo, ve lo dico, No, stiamo ascoltando. Come vedi, ti stiamo ascoltando. No, più che altro, non siamo abituati a gestire. Come un pittore che dipinge e si esprime, e in quel momento lui è se stesso, esprime se stesso, capito? Ho capito. Va bene. Per gli altri è un matto, ma per lui no. Certo. Per lui i matti sono quelli che lo guardano, quelli che comprano il suo quadro. O quelli che non sanno fantasticare, che non sanno vivere, non sanno crearsi. Però vi dico anche che d'inverno loro vanno in letargo, hai capito? Ho capito. Hanno bisogno di dormire. Anche noi. Altrimenti a primavera loro non si svegliano. Certo. Bene, noi ti ringraziamo. Io nuovamente sono solo. Certo. Loro sono ritornati. E sono tornati a farti compagnia. Sì, sono tornati a farmi compagnia. Siccome io ho piantato degli alberi, mi sono fatto un bel giardino, perché ho comprato una casa ultimamente in campagna, e sono nuovamente solo, quindi io coltivo nuovamente, perché loro non tornano se tu non hai bisogno di loro, capito? Ma anche se tu non li rispetti, tu hai piantato gli alberi, hai creato un giardino, sì, allora, e loro sono tornati. Io l'ho creato per loro, perché loro adesso abitano qui con me. Bene. Io il mattino, quando apro la porta, loro mi salutano. Ma non datemi che te l'ho sconvolto, Ma no! Guarda, posso dirti una cosa? Forse gli sconvolti sono veramente di altro tipo, no? Tu, cioè, i veri sconvolti sono molto più pericolosi, no? In generale. Perché io vi racconto il frutto della mia fantasia, capito? Io vivo questa realtà momentanea, poi quando non ho bisogno loro mi capiscono. Certo. E mi lasciano fare quello che voglio. Non è un ragionamento di accomodamento verso i loro confronti, capito? Certo. Perché loro sanno rispettare me stesso. Ti sono vicini ma non ti legano. Che la batteria è scarica. Ma ti sono vicini e non ti legano allora. Continueremo un'altra volta. Ciao, grazie. Va bene, grazie. Ciao. Grazie per la testimonianza. Grazie, ciao, ciao, ciao. L'altra. Allora, un'altra. Andiamo. Pronto? Pronto, buonasera signorini. Buonasera. Sono Alessandro. Alessandro, chiedo venia, ma devo per forza chiudere il telefono, ok? Ciao. Ciao. Ecco. Ce n'è un'altra. Vai. Sì, ok. Pronto? Ciao ragazzi. Pronto? Ciao ragazze. Ciao. 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 Sono Loris. Sì. Io volevo salutarvi. Grazie. Ho ascoltato i vostri racconti, ho sentito i raid dell'anno scorso, sì. Tra l'altro ho apprezzato, se non ricordo male, un libro che anch'io ho letto l'anno scorso, Donne che corrono coi lupi, sì. Sì. Io ricordo benissimo, mi sembra fosse Sasha avesse letto, sì. Sì, sì. Letto che ricordo era riguardo Baba Yaga, qualcosa del genere. Comunque, ecco, io non sono d'accordo che queste donne portino solo cose lievi. Ah, infatti leggere. Era quello che stavamo dicendo. Esatto. Stavo appunto dicendo che lo avevo accennato prima. Non riconoscere alle donne questa capacità, ma anche questa cosa spaventosa a volte che hanno di portare anche cose distruttive, questa capacità distruttiva che comunque tutti gli esseri umani, ma in particolare le donne hanno, danno la vita e danno anche la morte. E questo può essere spaventoso, ma secondo me è sempre vicino alla realtà ed è molto meglio dire la realtà com'è. E quindi tutto questo santificare le donne, l'essere femminile, non ha niente di reale secondo me. Beh, non è proprio in questi termini che la intendo io. Io sono Sasha, ti sto parlando io in questo momento. Diciamo che la donna ha
è come se avesse due volti o tre o quattro, ma non è un unico volto. Non è questo essere molteplice, avere molteplici funzioni, a parte che non è non ha valenza di sdoppiamento, questo sicuramente. Però io non direi che la donna porta la vita e porta la morte. Io direi che può rappresentare questo nel suo essere. Certo, però non era un più vicina alla natura. Non era un discorso di sdoppiamento, sai Sasha, secondo me è proprio è un aspetto che tutti gli esseri umani hanno e che va riconosciuto, che le donne dovrebbero riconoscere anche in se stesse. Ecco, solo questo, perché poi insomma è come deprivare, depauperare un essere umano di qualcosa che gli appartiene e che fa fatica poi a riconoscere in se stesso, e poi lì avvengono le varie alienazioni e poi insomma la sofferenza. Sì, ecco. Posso finire di risponderti, certo, chiudendo il telefono, perché sì, abbiamo i secondi contati. Il mio intervento era più che altro per salutarvi. Grazie. Per ringraziarvi del vostro lavoro, ecco. Mi fa piacere perché tu abbia telefonato. Vi sto seguendo e spero che di anno in anno in radio molto più spesso. Grazie. Grazie. Ciao ragazze. Ciao, buona serata. Ciao. Volevo finire di dire una cosa, sì. Lei prima stava dicendo che cioè non bisogna mettere la donna sull'altare, ecco, per la precisione diciamo che una volta che magari qualcuno ci ha costruito un piccolo altare, non ci deve buttare giù dall'altare una volta che abbiamo fatto qualcosa che non gli piaceva, visto che di solito succede questo. Il problema è che appunto la donna è un essere umano e non è né... Non è povera. Non è una bestia, è un essere umano. Non è né una bestia né una dea, fra virgolette. E quindi non è né santificabile né condannabile. Anche perché quando ti mettono sugli altari, di solito è proprio per tenerti là, bella, isolata ed escluderti dalla vita. E quindi oppure per buttarli giù. E dopo per buttarti giù. Vabbè, qua c'è qualcuno che preme alla porta. Allora, ridò di nuovo l'annuncio del convegno di domenica con i numeri di telefono, se qualcuno si è già preparato con carta e penna. Allora, secondo convegno nazionale Pagano New Age, domenica 24 marzo Bologna verso il centro, ancora non ho l'indirizzo, ma per trovarsi basta telefonare a questi numeri. Do il primo, 34 05 82 3104, il secondo 33 94 93 3946, il terzo 33 81 00 0840. Rispondono a questi telefonini gli organizzatori del convegno, che sono Giorgio Celli e Renzo Samaritani. Altre notizie sul sito www.giorgiocelli.it. E con questo diamo la buonanotte a tutti. Ciao a risentirci a tutti. Presto. L'anno prossimo. Beh, anche prima, visto che qualcuno ce l'ha chiesto. Quando riusciamo a riorganizzare, di essere ma va benissimo, ne vale 100. Va bene. Di essere tutte libere lo stesso giorno, perché anche la difficoltà è questa, più che altro, visto che tutti lavoriamo. Quindi, di nuovo, ciao a tutti. Ciao. Alla prossima.